Una storia di tradizione e memoria di un rito quotidiano e antico con al centro l'acqua e lo sforzo delle donne e di un'intera comunità. Parliamo delle lavandaie di Avigliano, che fino agli anni 60 del secolo scorso, quando ancora pochi avevano l'acqua corrente, figuriamoci gli elettrodomestici, si recavano al lavatoio di Pantano in piena notte. Nel racconto di Sara Lo Russo scopriamo come questo luogo, tanto storico quanto simbolico, è stato valorizzato da un gruppo di donne tenaci e determinate nel farlo tornare a essere uno spazio di condivisione. Era chiarì, sta gente a chiarì, deve stare qua, e me ne l'auto. Nelle prime vasche a monte, dove cominciava il flusso d'acqua, i panni venivano sciacquati, più a valle invece andavano strofinati, così l'acqua sporca non rischiava di finire sul bucato appena pulito. Il lavatoio del Pantano, una struttura di metà 800, torna oggi a nuova vita grazie al gruppo coordinamento donne di Avigliano. L'intervento di recupero è stato fatto dalla provincia agli inizi degli anni 2000. Noi abbiamo voluto solo valorizzarlo perché un luogo di cui non si prende cura nessuno prima o poi, diciamo, decade. Si comincia dalla memoria. Alimentato all'epoca da acqua sorgiva, utilizzato fino agli anni 60, custodiva un rito quotidiano con regole precise e tacite. A volte in genere quel piccioso, no, io ero venuto prima, lo posto mio qua. Ero questa botto. E noi non si litigava mai, invece le adulte si tiravano un po' i capelli una cosa e l'altra, invece noi ragazzi tutta la stessa età no. Solo la domenica, perché la settimana si doveva andare nei campi con le mamme. Le donne di famiglie comuni e le lavandaie di professione, come Maria che con la madre e la sorella si occupava del bucato delle famiglie benestanti. Ci andavamo la mattina presto, le due, le tre, fammi per prendere un posto per lavare, hai capito? Noi quando era buio accendevamo la candela qua per vedere. Era l'inverno, faceva freddo, solo c'era la tettoia sopra che ci copriva. Noi ci mettevamo uno sciallo dietro per ripararci in modo al freddo. Il lavatoio del Pantano era una meta obbligata anche per le poche famiglie che disponevano dell'acqua corrente in casa. Noi avevamo pure un'azienda di pascolo. Si facevano i materassi allora con la lana e quindi dovevamo venire a lavare la lana qua. Vincolato dalla soprintendenza, il lavatoio si candida a ridiventare uno spazio di condivisione. Questo pezzo di passato è importante da ricostruire proprio per recuperare uno spazio in cui si faceva comunità all'interno del nostro territorio, un luogo in cui le donne si incontravano, raccontavano i loro problemi, cercavano di risolvere quelle che erano le fatiche del quotidiano. Qui sono passate veramente generazioni di donne del paese. Era importante proprio per noi che siamo un'associazione di donne dare a queste donne un riconoscimento, insomma, parlare di queste donne che hanno lavorato tanto prendendoci cura del lavatoio.